Ufficio elettorale al lavoro in via Roma per la prossima tornata elettorale delle elezioni regionali per la scelta del nuovo presidente della regione Abruzzo il 10 febbraio. Sabato, come è noto, scadrà alle 12 il termine per la presentazione delle candidature, per cui gli uffici rimarranno aperti ininterrottamente venerdì 11 e sabato 12 gennaio. All'interno del servizio siamo già attivi, è stato costituito l'ufficio elettorale che si sta occupando di tutte quante le operazioni che riguardano le prossime elezioni regionali. Ricordiamo che si terranno il 10 febbraio, quindi sono previste le aperture straordinarie, sia questo fine settimana in occasione della presentazione delle liste da parte dei candidati e poi anche per quanto riguarda a cavallo delle elezioni stesse, quindi dall'8 al 10 di febbraio, per quanto riguarda il ritiro delle tessere elettorali da parte dei cittadini. Sabato c'è la scadenza? Sabato c'è la scadenza, quindi saremo aperti venerdì dalle 8 alle 20 e successivamente sabato mattina dalle 8 a mezzogiorno per i candidati che concorrono per le elezioni che dovranno depositare le loro liste entro sabato prossimo a mezzogiorno. Per quanto riguarda invece i cittadini, possono già venire presso i nostri uffici in via Roma 207/A a ritirare le tessere elettorali. Vi raccomando, cercate di venire in largo anticipo affinché sia possibile espletare tutte le operazioni del caso nei tempi previsti. Questa è la raccomandazione che fate sempre, perché in altre occasioni ci sono state le file proprio magari il giorno stesso o il giorno prima, quindi voi volete agevolare anche poi quella che è l'attesa. Assolutamente, infatti vogliamo invitare i cittadini a recarsi per tempo presso i nostri uffici affinché non ci sia appunto la calca che può verificarsi a cavallo degli ultimi giorni. Comunque rassicuriamo tutti che noi anche l'8, il 9 e il 10 di febbraio saremo aperti la mattina e il pomeriggio affinché gli ultimi ritardatari possano provvedere a rinnovare la propria tessera elettorale. Nell'avvicinarsi della competizione elettorale, gli uffici per il rilascio delle tessere saranno aperti invece nei due giorni antecedenti la data d'inizio della votazione, da venerdì 8 a sabato 9 febbraio, dalle 9 alle 18 e poi nel giorno della votazione stessa dalle 7 alle 23, oltre agli orari tradizionali degli uffici. Ci saranno 2.000 elettori in più tra diciottenni e nuovi residenti e c'è già tanta gente che sta richiedendo il duplicato della tessera elettorale. Abbiamo circa 2.000 tessere per i diciottenni, quindi che voteranno, e per i nuovi residenti. Sono già pronti e quindi devono essere ritirati. Per quanto riguarda invece i duplicati, perché spesso ci si dimentica dove si è nascosto il certificato elettorale oppure viene smarrito, quanti duplicati avete già fatto e soprattutto che cosa bisogna fare in caso di smarrimento? Allora, abbiamo già la richiesta di circa 200 cittadini a cui sono stati fatti duplicati e sono stati già ritirati. E una raccomandazione appunto di non venire qui all'ultimo momento, visto che manca un mese. E, possono venire qui e avere subito il certificato? Sì, assolutamente, farne richieste e avere subito il certificato.